Ciao a tutte! Allora, prima di iniziare il video volevo, a costo di sembrarvi ripetitiva, pedante, volevo ricordarvi che è ancora aperta la raccolta fondi per Lorenzo. Io nel box informazioni trovate tutte le informazioni, link al sito, alla pagina, al gruppo Facebook e mi inserisco anche il numero di IBAN. Diciamo che la raccolta fondi procede, purtroppo il tempo è limitato e c'è bisogno ancora di una cospicua somma di denaro. Se volete fare anche una piccolissima donazione, trovate tutte le informazioni qui sotto nel box. Nel video di oggi volevo farvi vedere i miei acquisti e saldi. Si tratta di saldi abbastanza, come posso dire, deludenti. Non che mi aspettassi di trovare chissà cosa, non qui che mi servisse chissà cosa, però di solito i saldi spesso, anzi, faccio degli affari, diciamo così. Da un lato sono diventata molto molto esigente, quindi se non ho realmente bisogno di una cosa, se una cosa realmente non mi piace e non mi sta perfettamente addosso, non la prendo. Vi faccio vedere però due cose che mi sono state inviate da SHEINside e sono molto molto carine. Il primo capo è questo vestito, è un vestito, come vedete, bianco, un bianco molto... Oddio, non vorrei sporcarlo di rossetto. Un bianco molto puro, molto bianco e leggermente asimmetrico, leggermente svasato. E poi ha le maniche a campana, collo a V e come vedete è doppio, è foderato. E anche essendo bianco non si vede assolutamente nulla sotto. Io ho preso una M di questa e se vi piace, se volete prenderlo, controllate bene le misure della lunghezza perché sembrava molto più corto. In realtà sì, è corto, però sulla modella sembrava proprio mini. Capo che ho scelto è questa tutina, è una semplicissima tutina nera, veramente molto molto, scusate ma qui le bretelline, veramente molto, ok, va bene, è una tutina molto semplice e come tutte le tutine di questo tipo ha appunto lo strato in simil chiffon e poi giù è foderata appunto con una fodera nera. Le tasche, io adoro le tute o le gonne con le tasche, soprattutto queste qui oblique. E l'unica particolarità è che invece di avere una spallina singola ne ha due ed è molto molto carina. Da Zara non ho trovato nulla, proprio niente di niente di niente, non ho provato addirittura neanche nulla perché non c'era niente che mi attirasse particolarmente. Sono andata ad H&M, non ho trovato nulla di entusiasmante, ho preso soltanto un paio di pantaloni nel reparto bambina. I pantaloni sono questi qui, è un tessuto molto morbido, lievemente elegante e i pantaloni allo stesso modo sono proprio molto morbidi come fattura, come taglio. Hanno delle pence che li rende ancora un pochino più morbidi sulla parte superiore. Questi hanno una vita giusta, una vita regolare e come vi ho detto li ho presi nel reparto bambina. Io ho preso la taglia 164 cm, cadono perfettamente, hanno la piega in fondo e la lunghezza è alla caviglia più o meno e li ho presi perché sono molto freschi, sono molto appunto molto leggeri, molto comodi. Mi è venuto in mente un abbigliamento molto mattutino, sapete quando mettete, che so, magari una canottina con le bretelline, di quelle leggere, e questi sono molto molto carini, mi piacciono tantissimo. Il prezzo originale di questi era penso 20 euro perché io poi li ho pagati 10, li ho pagati 10. Ho fatto un giro da Piazza Italia perché cercavo e cerco ancora dei vestitini o delle tutine da utilizzare per andare al mare. Io di solito al mare ci vado proprio scialla con la prima cosa che trovo. Il reparto donna di Piazza Italia non mi piace per niente, proprio non mi piace il tipo di tessuti che utilizzano, il tipo di taglio che hanno le cose. È difficile trovare qualcosa di veramente carino e quando si trova qualcosa di carino non cade bene, cioè perlomeno a me il più delle volte mi capita che quelle poche cose che provo non mi stanno bene. Il reparto uomo invece è
tutt'altro, le cose sono molto più belle, molto ben fatte, il taglio dei vestiti è veramente ben fatto. Ho comprato infatti una camicia da uomo, questa qui. È una camicia abbastanza, cioè no, semplice, classico azzurro camicia, ha il button down con il colletto piccolo. Io ho preso ovviamente una S. Io questa l'ho pensata sopra magari un paio di shorts, magari messa un po' dentro, un po' sblusata, un effetto finto disordinato, con ovviamente le maniche accorciate, l'ho pensata così, oppure con un paio di skinny neri molto molto aderenti e quei mocassini un po' old style che ho preso un po' di tempo fa da Bata. E secondo me è un outfit molto semplice, però comunque uno di quelli che piacciono a me. E questa l'ho pagata 5 euro, non so quale fosse il prezzo originario, però tutte le camicie o quasi buona parte delle camicie era 5 euro. Ho preso anche un costume, in realtà soltanto il pezzo di sopra, e ho preso questo qui. È un triangolino sagomato, cioè con le coppe preformate, e ha questo dettaglio con le balzine sotto, balzine che non sono soltanto sotto la coppa, ma praticamente arrivano anche a metà schiena. Io ultimamente mi sto votando un po' alle coppe preformate, ne ho qualcuno, però sono proprio una di quelle che indossa sempre, solo e comunque fascia. È il mio modello preferito, nonostante non mi stia proprio bene perché non avendo molto seno, diciamo che la fascia sarebbe da evitare, però è il costume che preferisco in assoluto. E questo era in saldo a 5 euro. Sempre in tema di costumi, ne ho presi altri. Io uso moltissimo i costumi spezzati, forse ve l'avevo già detto. Comunque, uso tantissimo i costumi spezzati. Li compro anche interi, cioè proprio i due pezzi, però poi spesso li indosso scambiati, insomma li mischio. E altrettanto spesso compro proprio il singolo pezzo di costume. Da ASOS ho preso due pezzi di sopra. Ho preso questo qui, che è appunto una fascia, e mi piace tantissimo perché ha questo colore vagamente iridato. È molto molto carina. Ha anche il laccetto, è veramente graziosa. E poi ho preso un pezzo di sopra bellissimo, veramente molto bello, che non è assolutamente nel mio stile, però mi è piaciuto proprio perché aveva qualcosa di retro. Ho preso questo qui, che invece ha appunto le coppe, taglio balconcino, ed è leopardato così. Io volevo da un po' un costume leopardato, però che avesse un leopardato, un bel leopardato, veramente molto molto bello. Questo qui l'ho pagato circa 8 euro, mi sembra, e questo 12 più o meno, perché in tutto non ho speso neanche 20 euro. Sono entrambi della marca ASOS Swim. Sono stata da Calzedonia e ho preso due pezzi di sotto, proprio per il principio che io confondo, mischio i costumi, e ho preso questo qui, che è appunto grigio, anche questo grigio iridato, e l'ho preso perché in negozio mi sembrava molto molto simile al pezzo di sopra di ASOS, e in realtà sono abbastanza simili, non sono identici, però sono abbastanza simili. Indossati si nota soltanto con una certa luce, però io molto probabilmente questi comunque li userò spaiati, quindi fondamentalmente non mi interessa. E è appunto questo grigio iridato, una mutandina abbastanza normale, non è brasiliana, e niente, con i fiocchetti ai lati. Questo era il 50% di sconto e l'ho pagato 7,50 euro. E poi ho preso un'altra mutandina, questa volta invece è brasiliana, questa qui. Tessuto iridato anch'essa, però questo è molto molto più brillante, ci sono proprio i fili argentati in mezzo, mentre questo è soltanto un effetto del tessuto, è molto lucido. Questo ha proprio i fili argentati al centro. Brasiliana con i fiocchetti ai lati. Io ho praticamente quasi
No, sì, ho praticamente quasi solo pezzi di sotto del costume così, con questi fiocchettini alati. Di questo c'era anche la versione verde acqua, però secondo me si perde. Questo blu è molto più bello, molto più vivo, risalta molto di più l'argento. Con il verde acqua chiaro si spegneva un pochino. E questo ho intenzione di metterlo con un pezzo di sopra blu elettrico. Sono stata alla Upim e... neanche lì ho trovato granché. Ho provato giusto due vestitini per andare al mare, ma mi stavano malissimo. Alla fine ho preso questo, che è un vestito ultra semplice nero, è lungo fino alle caviglie, molto dritto, non ha nessun tipo di particolare, ha l'unica cosa un taschino qui sul seno e niente, spallina larga. Cade molto bene. Io ho preso una M perché era l'ultima taglia rimasta, nonostante di solito ho una S, però nonostante sia una M mi rimane molto bene, non fa difetti e è lungo fino alle caviglie, i piedi rimangono scoperti. L'ho preso perché non avevo un vestito nero così semi sportivo, è un vestito abbastanza versatile, non è niente di particolare. E questo era in sconto al 50%, l'ho pagato comunque 10 euro. Io spero che in qualche modo vi sia stato utile o che quantomeno vi abbia intrattenute per qualche minuto. Io vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio per avermi seguita fino adesso e alla prossima. Ciao! Thank you.